Mi chiamo Ricci Vittorio e io ho sempre fatto il mugnaio da quando avevo 12 anni fino al 76, poi ho smesso perché dovevo smettere. Sono andato in pensione e adesso faccio il pensionato. Mio nonno e mio zio facevano il mugnaio, avevano il mulino, hanno girato vari mulini da Cesena, San Giorgio, da tutte le parti. Poi, ha sempre avuto il mulino lì dal 1904 al Barbotto, è andato fino al 1973. Poi dopo, con i cambiamenti così, un mulino a pietre, a macina, non era più. Poi si è spopolata la campagna, non c'era più nessuno. Dopo io ho incominciato con il mio povero nonno, il mio povero zio, nel 1943, che avevo 12 anni. E fino al 55 sono stato a Barbotto col mulino lassù, a Barbotto. Poi dopo sono venuto qui, ho preso in affitto, questo è del comune, l'ha costruito il comune, questo alla fine degli anni 400. Siccome che era cadente, l'avevano lasciato andare, me l'ha venduto. E io l'abbiamo rimesso a posto e poi dal 1955 ho sempre lavorato qui fino al 2007. Prima venivano qui i contadini coi carri, portavano il grano e poi macinavamo e portavano via la farina. Dopo non si poteva venire più qui e poi col cambiamento dovevamo scaricare il grano qui, la polvere in mezzo alle case, così insomma era da smettere, da chiudere e abbiamo finito così. Comunque qui è dai primi del 1500 che c'è il mulino. È il canale, che adesso ve lo faccio vedere, che andava con l'acqua. E con questa turbina qui nel 1895 il comune, guardi, c'è scritto lì officina elettrica municipale, faceva corrente elettrica per il paese, anche per le fabbriche. Avranno avuto una lampadina da 5 candele, però faceva la corrente. Questa ha 120 anni questa turbina. E il canale che porta l'acqua qui era a cielo aperto prima delle case, è stato fatto. Dopo ci hanno costruito le case sopra. Adesso ve lo faccio vedere. Purtroppo adesso l'acqua ce n'è poca. Ecco, il canale è lì. Quando è operativo che deve fare corrente, deve essere pieno di acqua. Si vede dove arriva l'acqua, quando è più. Adesso ce n'è poco perché nel fiume non c'è l'acqua, ce n'è pochissimo. Quando deve andare, bisogna che sia pieno, se no non produce niente. Queste erano le macine che erano lì fino al 48, 1948 è stato così, ce n'è anche una che si vede lì, sono due le macine, una sotto e una sopra. Cioè è detto. Mulino a bassa macinazione perché c'è la macina sotto e uno sopra che si alza e si abbassa. Una volta erano così le macine. Io ho ancora nelle mani, ho i segni, saltavano si vede? Che saltavano i pezzettini d'acciaio nelle mani perché loro i guanti. Sono cresciuto nel mulino, io da 12 anni. A 12 anni facevamo non 8 ore, 12, 13, 15 al giorno. Anche la notte, stava la mia mamma con me perché non mi rischiavo, stava nel mulino. Perché allora eravamo su in campagna al Barbotto, era pieno di gente, lavoravamo giorno e notte. Sì, fino a 10 anni che io ho fatto il ragazzo, ho fatto il bambino, ho fatto i giochi con me. Ma allora non è che c'era la piscina, c'era quello, quella, non c'era niente, facevamo i giochi così, fanno i bambini fuori, a correre, in campagna, a girare così. Poi dopo. Scuola, ho fatto le elementari, poi ho cominciato a lavorare da 12 anni in avanti. Poi sabato e la domenica fino a mezzogiorno. È morta la mia mamma, sono un po' di anni se c'era. Poverette, fino a mezzanotte stava lì con me, ma perché non mi rischiavo, io mandavo le macchine.
Erano altri tempi allora, adesso i ragazzi c'è un rumore, beh, non è un rumore proprio che darsi fastidio, però sempre questo rumore così. Quando è venuta la corrente elettrica negli anni 40, che noi abbiamo trasformato, perché prima avevamo un motore, non qui, diceva il Barbotto dove ero io, avevamo un diesel, era tutto diverso, diciamo, per mandare le macine, così. C'erano delle trasmissioni dentate con dei denti, che facevano i denti di legno, di sorbo addirittura, sorbo che è un legno duro. Per attutire il rumore, con questi ingranaggi di ferro ci mettevano dei denti di sorbo e faceva questo rumore così. Dopo negli anni 40, precisamente nel 41, mi ricordo, è scoppiata la guerra nel 40 e nel 41 si trovava più il gasolio, avevamo un mulino, un motore gasolio, l'abbiamo buttato via, diciamo, buttato nel ferro vecchio, che è stata una boiata. Era un motore della Zecca, era Roma che facevano i soldi, il mio povero zio l'aveva comprato la Zecca a Roma, un motore montato su due piani, pensi, l'abbiamo venduto al ferro vecchio, 210 quintali, poi abbiamo fatto l'impianto elettrico, ecco, dopo il rumore non c'era più questi ingranaggi, solo delle puleggi con delle cinghie, andava molto, molto meglio. Questa è la tramoggia dove si caricava il grano, allora si portava su con un bidone, si riempiva la tramoggia, e poi andava giù piano piano lì nella macina. Se veniva meno, c'era un campanello che strisciava nella macina, che quando veniva meno suonava delle volte, e allora veniva meno il grano, la macina strisciavano assieme, perché sono una sotto una sopra, strisciavano, facevano rumore e si sentiva subito. Quando sono venuto qui nel 55 c'era già il mulino cilindri, e il comune l'aveva trasformato nel 48, aveva messo il mulino cilindro e le macine poi erano lì, le macine erano qui davanti. Adesso abbiamo messo un generatore che facciamo quando facciamo la corrente, ma ce ne avevamo molte specie di granaglie, che adesso ce ne sono molte che non ci sono più adesso. Una volta macinavamo il grano tenero per la popolazione, poi come in campagna i contadini lavoravano la terra con i buoi, allora macinavano, facevano la biada, favino, cicerchia che non c'è più, cervina che non c'è più, cece rosso, tutta questa roba qui che adesso non esiste mica più. E siamo qui dove l'imbocco del canale, che prendiamo l'acqua che va giù al mulino, sotto la roccia lì. Passa di là, che la prendiamo di là dalla chiusa. Il fiume una volta era molto più pulito, c'era molta gente, e poi non c'erano tutti gli scarichi, gli animali che ci sono adesso, allevamenti, e poi adesso è il momento che è abbastanza pulito. Una volta veniva la fiumana, quelli che erano detti a levare la sabbia, andavano, la segnavano. Segnavano il suo pezzo, poi dopo la levavano, e il fiume era sempre pulito. Venivano le fiumane di frequente, venivano le fiumane spesso, invece adesso arrivano di raro le fiumane. Però i ragazzi, come vedete, sempre pieno di bambini che giravano nel fiume, andavano a fare il bagno, d'estate era pieno. Tra quelli che andavano a fare il bagno, le donne che lavavano giù per il fiume, c'era sempre la gente, non come adesso.